Hanno tirato un respiro di sollievo per essersi allontanati dal terrore della guerra, ma le loro espressioni tradivano l'incognita di quello che verrà in una nazione ai più sconosciuta, con una lingua diversa, un modo di vivere diverso. Ogni profugo ucraino che arriva nel nostro paese ha negli occhi il filo strappato di una vita improvvisamente andata a pezzi. La propria casa, la scuola, il lavoro, il bar sotto casa, il supermercato, gli amici, le storie di routine che riempiono le giornate di tutti. Ogni singola cosa che come un incubo non fa più parte dell'esistenza, ridotta in macerie come quel cuore spezzato che si domanda che ne sarà del domani. Ad Alessandria sono arrivati altri profughi, anche tanti bambini con i loro giocattoli, alcuni con animali da compagnia al seguito. Sono stati accolti nell'ex caserma Valfre, i cui volontari, tra protezione civile e vaccini Covid, non hanno ancora avuto un giorno di tregua. Arrivano dal confine con l'Ucraina, praticamente eravamo a un chilometro esatto dal confine, un paesino molto piccolo. Loro sono una parte, sono stati presi in un asilo che è stato trasformato un po' in un hub dove la gente arriva, dove noi abbiamo consegnato tutti i nostri farmaci, medicinali, vestiti e alimentari. E questo posto serve, è un avamposto perché praticamente tutti i generi alimentari li trasportano di là, diciamo un po' in modo partigiano. E una parte invece arriva dal lab centrale, che è sempre lì vicino, dove ci sono anche lì migliaia di persone in attesa di essere portati nei paesi, insomma, dove vogliono andare via. Noi ringraziamo prima di tutto gli archivi di Stato per la disponibilità che hanno manifestato a lasciare questa struttura fino al 30 giugno a disposizione dell'accoglienza per i profughi dall'Ucraina. E poi questo lavoro fenomenale che ha svolto la Croce Rossa, la Protezione Civile, l'ASL per renderlo funzionale e funzionante proprio per accogliere i profughi. C'è un grandissimo numero di profughi che purtroppo sono fuggiti dall'Ucraina, la maggior parte è ancora in prossimità delle frontiere ed è anche comprensibile per la voglia di non allontanarsi troppo, la speranza di tornare presto a casa. E quindi sono numeri che crescono di giorno in giorno le persone che arrivano in Italia. E non è ancora possibile però parlare di numeri per la provincia d'Alessandria, perché inizialmente arrivano dove ci sono parenti, dove ci sono conoscenti e poi successivamente possono essere ridistribuiti a seconda delle esigenze e delle necessità. Quindi la struttura comunque, come vedete, è pronta e funzionale. Sono due gruppi, uno portato in Italia da Trasporto Amico con un'azione molto importante e un altro da una serie di privati legati alla società di Valenza. I nuclei saranno 18 il primo gruppo, 18 il secondo gruppo, vengono alloggiati qui in fase di accoglienza dove procederemo al vaccino, prima al tampone, successivamente al vaccino, all'identificazione e poi verranno smistati tramite il coordinamento della prefettura alle cooperative.